Come vi chiamate? Mario. Castagnoli Anna Maria. Emma Castagnoli. E di che anno siete? 1932. Il 34. Nel 1922. La vostra esperienza con la guerra? Sì, tanta. Tanto che per prendere ci passavano 2 tiri di pane al giorno. Ci davano una tessera, e c'era tutti i bollini. Un bollino al giorno ci si prendeva 2 tiri di pane a testa. E poi c'era poco da mangiare, quasi nulla. Tanti C'erano tanti bombardamenti? bombardamenti, giorno e notte. Primo bombardamento, io parlo per me, siamo andati con i fratelli, babbo e mamma, si è fatto dei fagotti di roba. Siamo andati a Cisternina a piedi. Esattamente, da un posto ci mandavano un altro e mancava tutto, mancava. E i fascisti? Dei fascisti, io me ne intendo nemmeno di fare, a quel tempo ce n'erano tanti fascisti, ma mio padre non era fascista. Come vi vestivate? Come si vestiva? Io sono andato al campeggio, mi ci hanno mandato come balilla. I balilla erano i giovani fascisti, erano l'avvenire del Duce. A Castagneto Carducci si viveva in un bosco con le tende come i soldati. Si insegnavano a fare la guerra con fucili di legno. L'importante era che ci davano da mangiare, che qui a Livorno non c'era. Il secondo bombardamento allora è il 28 maggio sempre del 42. A me mi ha preso sull'autobus. Sul tram, mi era attaccato di dietro e non c'erano soldi per l'autobus. Sono andato a portare agli stabilimenti, passavano la minestra, chi lavorava, un pasto, il primo. E io avevo pane e melone per portarla alla mia sorella. Allora è venuto, dopo finito, c'è stato allarme, che non bombardavano più. È venuto mio babbo che era dell'UNPA. Era dell'UNPA perché noi si stava in cima. Quelle stava in cima a 5 piani, era il capostabile. Doveva far evacuare tutto lo stabile e farlo andare giù al primo piano. Allora è venuto lui con la fascettina dell'UNPA, l'accetta, il berrettino di ferro, ci è venuto a prendere alla vetreria di Napoli. Stava facendo a piedi, mi del leone tiravano fuori, io ero sempre davanti agli occhi. 3 o 4 ragazzi che erano rimasti sotto le macerie, tutto franato, si potevano camminare dagli stabili che erano giù. Anche lì si è preso, allora non più a Cisternino, siamo andati a Sarbiano. A Sarbiano un contadino ci ha dato un castro dove c'erano maiali che non ce l'aveva più. E ci siamo stati per 5 o 6 mesi. E poi siamo sfollati nel Fiorentino. A Montaione esattamente, lì poi siamo stati un po' meglio perché ci aiutavano tanto. Poi lì c'è morto mio babbo, la mia sorella ha conosciuto uno del paese, l'ha sposato e poi è venuto il 1945, è venuto un po' di benessere perché gli americani davano lavoro. Poi c'era il piano Mascia che portava la farina, il grano, tutto, e sfamava la gente. E disse che siamo cominciati a stare bene. Oh, a quel momento lì non c'ero nemmeno. Era a Venezia con mio marito, avevo 18 anni, lui 20, ma per un mese. Più i bombardamenti non l'ho vissuti. Siamo venuti dopo. Perché? Perché arriva dallo zio? Ditelo perché. Perché anche lo zio Così, era in guerra, stava 4 anni in mio guerra. marito era soldato, ora perché il primo bombardamento l'ho saputo laggiù. A Livorno c'era questo bombardamento, ti devi immaginare come ho vissuto io, che invece, allora a quel tempo non è come ora, io non sapevo nemmeno andare in treno, prima di dire,
Allora laggiù mi raccomandavo che mi portassi a Livorno, ma a Livorno non ce lo mandavano perché bisognava che io venissi da sola. Io avevo la paura, morivo, e mi raccomandavo ancora al comandante se mi mandava il mio marito ad accompagnarmi. Senti, mi tocca aspettare che lo mandassero via lui per andare via. Io avevo paura. Per me era una bimba, 18 anni. E quando dopo mi ha mandato via, allora l'ho accompagnato lui fino proprio a Torre del Lago. E lì, insomma, io però il bombardamento l'ho visto laggiù. Una paura di loro, dove sono andati, dove saranno, i miei fratelli che erano, sapevo lei che era con la mia nonna, e i miei fratelli erano sperduti per il mondo perché erano soli, poverini, a 5 anni sparirono di casa, andavano a finire alla Valle Benedetta. Allora io, quando capii che mi portarono a Livorno, il primo passaggio andare in piazza Cavallotti, ti trovo mio fratello, uno al mercato, poverino, non toglie nemmeno, e un altro in piazza Cavallotti. Non sapevo se erano nudi, se erano vestiti, tutti i capelli all'aria. Me li abbracciai tutti e due, me lo dico, ora. Anche a lamentarli, se mi sento morire. Ma un presidio. Venite via a me. Io, e mi accavavo me a casa laggiù perché non c'era anche stata, vado laggiù per rimanere lì, e laggiù c'era la mia posto, dovevano poverini in una stalla, si mise un letto, si montò un letto lì in una stalla e si accomodò a morire, e ci si rimasero poverini, e me li lasciavo in piazza, le lasciavo, e venite via con me, vedrai dove ci entro io, ci entrate anche voi. Non c'era da vestirci, c'era un paio di pantaloni topposi che io e mio fratello Ruggero erano quelli della stessa età, il primo si levava se le metteva, 16-5 metri me stava. Io ho conosciuto le mutande dopo la guerra, le scarpe, non andavo più a scuola, questa è un'altra cosa, non andavo più a scuola perché usavo scarpe né nulla. Allora è venuto il federale era un capo dei fascisti, è venuto in casa a dire perché non si andava a scuola. Allora mi hanno comprato un paio di zoccoloni, zoccoloni da figlioli, allora andavo a scuola ci davano la refezione la mattina, poi no, si chiamava il pane quotidiano, no? Cioè lo faccio venire della croce, quando avevi fatto il segno della croce non l'avevi anche fatto e il pane l'avevi già mangiato, perché eravamo digiuni dalla sera, senza colazione né nulla. Le letate, i tedeschi, prendevano le mamme e i figlioli da sé, e i babbi da sé, le denudavano tutti, tutti. E poi le mettevano, se erano sani, le mettevano a lavorare. Se non erano sani, le mettevano nelle camere a gas e le ammazzavano. Non lo so. Quando i fratelli andavano, la sera, i fratelli, quello più piccolo andava a cogliere il grano, il gran turco, perché noi con il macinino, poi ci si faceva il pane, insomma, faceva da fare. Una sera disse il fratello, dice, ci voglio venire anch'io. E lui, Giannino, diceva, no, non ci venire perché a volte c'erano i rischi di impiattati, non ci venire, te sei grande, lui era più alto. E lui, ci vuole andare, o vai e fai il nonno. Allora vennero loro a casa con i tedeschi. E la mia nonna si raccomandò tanto di lasciare questo ragazzo. Ma non ci capivano. E allora andò una, allora mia nonna accanto c'era una che parlava tedesco. E venne questo e ci fece un grande piacere. Fece di tutto e ce lo lasciò, ma adesso lo vuole tanto. E disse gli impiattati. Lo disse la via. Ma via, gli impiattati non vedete che. Datemi un'offerta. Piglia da parte del giardino. Ma anche lì una serata. Era il momento che portavano via tutta la gente. I giovani imbarcavano e ne portavano via. Ne portavano loro. No, loro gli fecero una bella fonda.
E si impiattavano lì. E sopra ci stava il gabbione dei conigli. Sì, anche sì. E poi si tappava con una tavola e loro erano lì, si portava, gli si dava anche da mangiare lì sotto. Avete mai visto ammazzare delle persone? I veschi, io proprio io, stando in un campo con la mia nonna. Allora passò uno in bicicletta, un uomo anziano in bicicletta, e venivano qua, questo andava là, questi due veschi venivano qua e gli dissero: lei è in bicicletta, ci devi passare. E gli dissero: va bene. E invece e lui andò via, quindi lasciò dei veschi, lo mandò. Mi sono fatto l'accia, mi sono fatto l'accia, lo sentino, ammazzando. Questo me lo ricordo come ora. Sempre a Monteione. I repubblichini erano i fascisti, erano più cattivi dei tedeschi. Insieme ai tedeschi fecero saltare mezzo Monteione. Allora dove siamo andati? Siamo andati sotto Montaioli, c'era parecchio, in un bosco, in mezzo al bosco. E mio babbo fece, c'era come, queste pietre erano come argilla, no? Fece una, come una conchiglia per ripararsi dalla guazza, alla notte. E poi, il mio due particolari, si era trovato, come si era trovato lo so, un po' di farina gialla, se ci aveva dato qualche contadino. Però senza sale, senza nulla, perché non ce n'era. E si friggeva questa cosa. Passò una pattuglia dell'SS a Tosto Nudo, stavano lì, c'era lo schema tedesco, no? Ci mangiò questa pulenda che noi, per noi era tutto. Era lì. Però non ci fecero niente. Quella volta che mi portavano nella notte, quella sera che sono andati tutti via, la mattina si entra in casa, c'erano tutti i tedeschi a dormire nei nostri letti. Anche quella volta lì le fonti che funzionavano per l'acqua, i negozi, non c'era più niente, c'era la roba al mercato nero, cioè quelli che trafficavano trovavano il grano, lo pagavano 2 lire e te lo vendevano a 10. E c'era ai soldati la sera, quando avevano mangiato, io personalmente stavo vicino alla caserma, quando avevano mangiato, quello che ci avanzava, mettevano tutto un pentolone e lo portavano fuori. Portavano fuori e noi con le mani, io c'avevo un secchio della conserva con un manico di ferro, ci si entrava dentro per prendere cosa c'era. L'allarme e bisognava scappare o nei rifugi o se no giù al primo piano. E chi era antifascista gli faceva bere anche mezzo litro d'olio di ricino. C'era i tedeschi di tirata da Volterra con l'ambulanza, tedeschi tutti feriti, e passò una motocicletta corsica, no? C'era un vitellino. A me mi dette quel vitellino. Questo vitellino se l'ha dato il mio babbo, l'ha dato a un contadino e gli ha dato una damigliana di vino che era tutto aceto, si può dire. Eravamo sempre a Montaione. I giovani 17, 15 anni, 16, 20, hanno fatto tutta una retata e l'hanno messi tutti in una piazza. C'era già camion per portarli via, poi è venuto un ordine. Io me lo ricordo perché ero lì, lo vedevo. È venuto un ordine che, insomma, hanno avuto fortuna, l'hanno rilasciato.